13-15 minuti primi, buon pranzo a chi ci sta seguendo mentre sta mangiando, buon pomeriggio a tutti voi, in diretta come sempre dagli studi di Treviso il giovedì con la CGIL. Oggi, come vedete dal titolo, parliamo di salute e salute nei luoghi di lavoro. Con noi abbiamo Valentina Dalle Feste del patronato Inca CGIL di Treviso, Silvia Certo. Presolin, direttore del patronato Inca CGIL Buongiorno. di Treviso, e poi abbiamo Gino Dal Pra, segretario generale della FLAI CGIL. La FLAI, per intenderci, è. Il sindacato che si occupa di industria alimentare, di agricoltura e di tutto il mondo che ci sta vicino, insomma. Ecco, l'abbiamo invitato qui con noi perché parliamo del settore primario, perché l'agricoltura da sempre è il luogo di lavoro e anche forse per certi versi quello, diciamo, più usurante, diciamolo così, anche se il termine usurante mi dicono che non è propriamente giusto. Ma partiamo da questo esempio qui per parlare di salute, lavoro e quant'altro. Allora, intanto ci si consuma lavoro alla terra? Beh, la terra è bassa, come dicevano i nostri vecchi, e quindi comunque è un lavoro pesante, è stato molto meccanizzato, ma la fatica del lato fisico proprio, insomma, c'è tutta, c'è anche un po' in tutti i lavori, poi magari nel corso della trasmissione, Sì. magari ne parleremo, è anche una questione delle volte di sensibilità. Tutti noi andiamo a fare la spesa. E qualche volta diciamo accidenti che pesanti queste borse. Non pensiamo che, per esempio, quelle borse piene di cose che poi ci servono per mangiare o altre cose, partono dal campo, sono state lavorate, sono state poi lavorate nell'industria, sono state immagazzinate, sono state poi caricate negli scaffali e si fa generalmente tutto a mano. E pensate, tante borse della spesa per migliaia di consumatori, e pensate cosa di pesante, di fatica fisica c'è dietro tutto questo. E delle volte non ci si pensa, e non si pensa al fatto che, siccome dovremmo lavorare purtroppo per lunghi anni, almeno chi il lavoro ce l'ha, ma siccome l'età della pensione si allontana sempre di più, bisogna anche, come dire, conservarci. E quindi parlare di salute vuol anche dire che dovremmo comunque avere un'attenzione alla cura del nostro corpo e ai ritmi e ai carichi che il nostro corpo sopporta nell'attività lavorativa. E io invece voglio chiedere al direttore dell'Inca cosa c'entra con questo tipo di discorso l'Inca. Beh, l'Inca assiste da sempre tutti i lavoratori, quindi dà tutela a tutti i lavoratori, sia nel momento in cui devono andare in pensione oppure nella verifica dei contributi, ma anche nel momento in cui hanno un problema di salute. Quindi il nostro ruolo è quello di consigliare, di analizzare la situazione e capire meglio quale sia la domanda più giusta da fare, perché nei A problemi proposito di di. domande, la fermo. Se avete delle domande da fare, sapete che c'è il nostro numero di telefono, la diretta a disposizione, così se avete delle domande da fare proprio su lavoro usurante, come fare domande, adesso nel corso della trasmissione vedete che abbiamo molte cose interessanti da raccontarvi, potete utilizzare il telefono e qui siamo qui anche per, anzi sono qui per rispondere alle vostre, ai vostri quesiti. Dicevamo appunto il patronato Inca, dicevamo ci sono delle domande, per che cosa? Cioè, uno si fa male, uno a un certo punto Allora, può diviene. arrivare l'utente e ci dice ho un problema di salute e da qui scaturiscono tutta una serie di domande e quindi dobbiamo capire da che cosa è derivato il problema di salute. Ci può essere un problema di malattia e quindi da qui possono essere fatte le domande di invalidità civile piuttosto che invalidità pensionabile o inabilità. Se invece il problema deriva dall'esposizione al rischio che si è avuto durante l'attività lavorativa o a un infortunio, allora le domande da fare sono diverse. L'ente a cui riferirci è l'INAIL, non più l'INPS, e quindi scaturiscono tutta un'altra serie di domande e bisogna analizzare la situazione chiaramente. Quindi, giusto per intenderci, io ho lavorato un certo numero di anni, ne devo lavorare ancora molti altri perché qui, come dicevamo prima, l'età Sì, pensionabile si allunga sempre di molto di più. più, Sì, sì, arriveremo a sì. cent'anni? No, speriamo proprio di no, insomma, ci fermeremo prima. Sì, anche perché. Ma è proprio, siamo destinati a morire lavorando? No, io spero proprio di no, non è questo il nostro destino, chiaramente. Il lavoro è utile, chiaramente, però arrivati a una certa età, insomma, Quanto io è dico che cambiato? cosa. Cioè, quanto è cambiata la prospettiva? Voi che avete persone tutti i giorni che vengono lì e che dicono, quanto è cambiata la prospettiva? C'è una grande Ne avete di più preoccupazione. di persone che sono venute, che vengono da voi a Che vengono dire, a chiedere, che vengono a chiedere, sì, sempre meno.
meno che vanno in pensione, perché chiaramente si allunga il però periodo di attesa. Però molte di più, attesa. Che dire, comincio a sentirmi male. Certo, chiaro, anche perché la prospettiva di poter lavorare fino a 67-68 anni preoccupa il muratore, preoccupa quello che lavora in fabbrica, preoccupa quello che lavora nei campi, quindi c'è qual è la tipologia di lavoratore che viene da voi? Cioè il primario, secondaggio, no. Chi è di più? Ci sarà un lavoro più, fra virgolette, usurante? Beh, oddio, fare una distinzione fra i lavori più usuranti è difficile, allora il lavoro notturno è riconosciuto ad esempio come lavoro usurante, quindi è però, cioè i benefici per i lavoratori usuranti ormai sono rimasti veramente quasi nulla. È quasi un miraggio, nulla, sì, quasi sì. Nulla. Sì, no, io dicevo un miraggio di fatto, che si è trascinato nel corso delle legislature, no? Di fatto, però la verità è, come diceva Silvia, che non c'è la risposta istituzionale e concreta rispetto a persone che sono costrette a lavorare in condizioni di grande impegno psicofisico, per cui lei parlava dei turni notturni, c'è cioè il lavoro a ciclo, quindi in catena, e quindi tutto l'aspetto più importante della produzione, no? E industriale, per cui i lavoratori si illudono di avere qualche breccia d'uscita. Invece tristemente credo almeno non ci siano grosse risposte anche alla luce della nuova riforma previdenziale, insomma. Ecco, ma ad esempio i lavori del settore edile, so che Landini più di qualche volta continua a prendere questo come esempio, non si può andare sui tetti a 67 anni? Allora, guardi, io le parlo per l'esperienza che ho normalmente quando lavoro. E le dico che è molto difficile trovare un lavoro che sia più usurante di un muratore, magari non me ne vogliano altri che fanno altre cose altrettanto impegnative, però il muratore, insomma, e ho dei casi di persone che hanno una condizione fisica assolutamente compromessa per tutti questi anni di esposizione a questo tipo di fatica, e quindi chiedere a queste persone di procrastinare il momento della pensione così a lungo può diventare un problema anche a livello di qualità di vita. Ecco, e quindi si potrebbe anticipare se uno riesce a dimostrare che ha dei problemi fisici, mi pare di capire. Allora, forse lei prima diceva non usiamo quel termine, perché dal punto di vista previdenziale è vero, esiste questo, ma io le dicevo che la mia opinione è che è un miraggio di fatto. Ma riuscire a dimostrare di fatto che avere una malattia tecnopatica, quindi qualcosa malattia che tecnopatica, che significa derivante dall'attività di lavoro che sto facendo, riuscire a dimostrare questo è già un buon punto di partenza per il lavoratore, perché decide di aprire un ombrello quando sta piovendo invece di continuare a prendersi il temporale. Tradotto in un altro traduciamo. A chi sta a casa? Non dice, traduciamo, cari lavoratori, abbandonate le reticenze, visto che siete i primi a pagare con la salute il fatto di avere dei lavori che vi riducono a delle persone, sì, a non diciamo che cosa, che vi consumano. No. Quindi abbandonate un po' le reticenze che spesso avete, perché alla fine continuate in ogni caso a prendervi l'acquazzone. Decidete di muovervi, venite nei posti come nei patronati, andate nel sindacato, andate alla CGIL, perché lì riusciremmo a capire qual è la risposta giusta. Andremo a bussare alla casetta dell'INAIL e diremmo: tu stai male perché hai fatto 30 anni il muratore, hai usato il motopicco, c'hai le vibrazioni al braccio, c'hai la cuffia dei rotatori distrutta, l'epicondilite, il tunnel carpale, sei anche un po' sordo, e quindi forse è il caso di chiedere qualcosa a qualcuno. Ecco. Avete visto, solo per usare uno strumento? Beh, il motopicco e tutti gli strumenti vibranti creano grossi problemi all'apparato mano-braccio. E poi evidentemente ci sono altre cose, per cui, come diceva Gino, la movimentazione manuale dei carichi è quello che è più statisticamente diffuso, e quindi è anche, però per assurdo, pensate, la cosa più difficile da riuscire a dimostrare.
Ecco, allora mi fermo qua, perché se ad esempio io ho mal di schiena fuori di tirare su cassette di Prosecco, cosa devo fare? Berlo prima di tirarlo su, forse. Questa sarebbe un'ottima soluzione. Così vabbè, ma anche se devo spostare bottiglie, voglio dire. No, certamente. E la movimentazione manuale dei carichi è presente e diffusa in tutte le attività lavorative, per quanto meccanizzate, però c'è sempre una fase. E non è solo la movimentazione, perché quello che poi fa il danno è la ripetizione dei movimenti e il mancato tempo di recupero. Cioè? Quindi, io mi posso stancare, ma se mi riposo poi posso stancarmi un'altra volta. Ma quando sono stanco e mi stanco ancora di più, finisce che mi ammalo. Ed è questo il ruolo che noi giochiamo. La CGL può dare una consulenza, come si dice, a 360 gradi, insomma, no? Cioè, possiamo valutare la persona e i problemi che ha da molti punti di vista. Allora, il patronato può dare una mano quando la frittata è fatta, quando ormai il danno si è creato, e quindi si cerca un riconoscimento, un rimborso. E l'attività del sindacalista, come faccio io, è quella invece di creare le condizioni nel posto di lavoro, quindi nell'organizzazione del lavoro, per far sì che si cerchi di evitare di arrivare a quello. Abbiamo alcune esperienze, è molto difficile perché ovviamente poi quando si è nel posto di lavoro bisogna lavorare, bisogna produrre, bisogna essere competitivi. In agricoltura, tra l'altro, bisogna anche tenere i ritmi della stagione, piove e quindi bisogna spicciarsi, eccetera. Ma dico, nell'agricoltura, come anche nell'industria alimentare, ma in quasi tutte le attività, abbiamo questa parola, diciamo, magica, che è produttività. Con lei c'è il prevenire, giusto? Il prevenire nella contrattazione si fa introducendo le pause, magari retribuite, per cui lavoro 2 ore in una postazione, poi magari mi riposo 10 minuti, poi rotazione, vado a fare un'altra lavorazione. E tutte queste cose qua chi le decide? Di solito non sono gli imprenditori che le decidono. No, gli imprenditori mettono uno bravo a fare quella cosa veloce, che quindi quando è specializzato tendono a lasciarlo là tutto il tempo, perché se è bravo lasciamolo là. Non sapendo che se lo lasciano lì si consuma più velocemente. Torno subito. Voi invece siete invece per curare, giusto? Nel senso che il vostro... Sì, diciamo curare. Curare nel senso che a un certo punto il danno è fatto, diceva lui. Cerchiamo di trovare la cura migliore. I vostri interlocutori però non sono gli imprenditori, ma sono gli istituti, cioè casi, ricordiamo. C'è l'INPS o l'ASL per quel che riguarda invalidità civili e assegni di invalidità pensionabile, mentre per quel che riguarda i problemi di lavoro contratti nel posto di lavoro abbiamo l'INAIL. Quindi facciamo degli esempi pratici. Allora, ad esempio, mi ammalo normalmente. Una malattia. Influenza. Questo è un po' troppo poco, lì meglio che vada dal dottore o dal medico di base, che è più che sufficiente. No, se uno si ammala... Qual è la soglia? Cioè, qual è il tipo di malattia per cui intervenite voi? Non dobbiamo parlare di un tipo di malattia, deve esserci una malattia importante che porti una ridotta capacità lavorativa, diciamo così. Allora, non so, io lavoro su cose molto piccole, a un certo punto a furia di tirare gli occhi non lì, però più, parliamo appunto della parte che riguarda la malattia professionale, eventualmente l'infortunio. Io adesso le stavo dicendo un altro tipo di malattia, posso ammalarmi di qualsiasi altra cosa, ci sono tante malattie non derivanti dal posto di lavoro, che però, anche in quel caso là possiamo tutelare il lavoratore, anche se non è una malattia che deriva dal lavoro che faccio. Io mi ammalo di un'altra cosa, però questo ovviamente va a colpire anche la mia produttività, mi chiaro, pare di capire. Chiaro. Allora, in questo caso, questo lo dico perché magari a casa c'è gente che ha questo tipo di problema e quindi magari può chiedere oppure si pone questi problemi. Certo. A un certo punto comincio ad avere una malattia che non c'entra niente con il mio lavoro, però questo mi porta ad essere meno produttivo. Cosa devo fare? Essere meno produttivo o comunque a fare un periodo prolungato di malattia. Ci sono due domande che si possono fare. Una è la domanda di invalidità civile. Questa viene inoltrata all'INPS, c'è una commissione dell'ASL che ora diventerà comunque commissione INPS, che valuta la mia situazione, mi dà una percentuale di invalidità. A seguito della percentuale di invalidità potrei avere sia un riconoscimento di un indennizzo, ma qui siamo su... Allora, oltre ad aver determinato la mia percentuale di invalidità, che non deve essere inferiore al 75%, sono soggetta a un limite di reddito.
quindi sono pochi i casi in cui riusciamo a portare a casa un beneficio economico, almeno per i lavoratori. Mi viene in mente un esempio pratico, mi viene un infarto mentre sono in giro per altri problemi. A questo punto, oltre alla cura, io poi con l'infarto non è che posso tornare a fare il muratore. Certo. Quindi ho una ridotta capacità lavorativa. Ecco, con queste, con la, come si dice, con i dati dell'infarto, posso prendere e venire da voi e poi... Sì, allora il lavoratore verrà da noi, ci darà questa informazione, verrà rinviato al medico di base perché questo faccia un tipo di certificato apposito, per cui poi io potrò inoltrare la domanda di invalidità civile. Oltre alla domanda di invalidità civile, che appunto, come dicevo prima, di solito non mi dà un indennizzo economico che mi possa aiutare, e c'è anche un'altra invalidità, che è l'invalidità pensionabile. Si fa con un altro certificato sempre fatto dal medico curante, si inoltra all'INPS e l'INPS deve accertare se io ho una riduzione di almeno i 2/3 della mia capacità lavorativa. Fatto questo, l'INPS mi può concedere un assegno che viene calcolato con tutti i contributi che io ho versato fino alla data della domanda, e questo può, è una prestazione che è compatibile con l'attività lavorativa, proprio perché ho una ridotta capacità di lavoro. Quindi posso prendermi sia questo assegno, che è temporaneo, di solito dura per 3 anni, e sia posso avere la retribuzione. Quindi sono cumulabili le due prestazioni. La retribuzione rimane la stessa oppure perché prendo l'assegno mi viene ridotta la retribuzione? Potrebbe venire ridotta, dipende dal mio reddito. Però posso prendere entrambi i compensi. Posso avere una riduzione, bisogna verificare i limiti di reddito. Questo per quanto riguarda, diciamo, il guaio capitato extra lavorativo. Se invece capita in termini lavorativi, io sto lavorando, a un certo punto... Lei si spacca un dito perché sta facendo una sta martellando. E allora a questo punto avvisa il suo capoturno, si rivolge al pronto soccorso, evita il fai da te, che è una prassi piuttosto diffusa, quindi va direttamente al pronto soccorso, dopo che evidentemente ha avvisato il datore di lavoro di essersi fatto male, e si inizia appunto questo percorso dove interviene l'istituto erogatore, che è l'INAIL, che dà una serie di prestazioni di tipo sanitarie, perché non dimentichiamo che comunque l'infortunato è per appunto infortunato, quindi sta male. Le prestazioni sanitarie sono rivolte al lavoratore affinché lui riacquisti il prima possibile la capacità della guarigione clinica, quindi la capacità di tornare al lavoro, e poi ci sono una serie di prestazioni di tipo economico. Quindi abbiamo introdotto anche facilmente in questo modo, con questo esempio, l'ipotesi più comune, che magari i lavoratori conoscono di più, che è quella dell'infortunio. Prima invece ci eravamo più soffermati alle malattie professionali. La fermo un attimo, allora c'è una persona al telefono che ci sta bloccando le linee, per cui se qualcuno, uno dei nostri telespettatori ha messo giù male il telefono, per cui abbiamo la linea bloccata, perché mi sembrava strano in effetti di non avere già persone al telefono. Per cui controllate i telefoni per favore, voi che avete già cercato di telefonare, perché c'è qualcuno che ci ha bloccato completamente la linea. Allora dicevamo, la martellata sul dito mi fa ancora male. La martellata fa male. Magari da questa martellata lei ha anche una perdita anatomica, purtroppo accade, ci sono professioni dove si capisce come negli alberi gli anni di anzianità lavorativa in base al numero delle dita perse. Mi viene in mente i mobilifici. Ecco, bravo. Perché mi viene in mente quando è 40 anni che lavoro. È 40 anni che lavoro, gli rimane sì, dicono in base a quanti pezzetti, no davvero adesso ci scherziamo, però... Guardate, sì, ecco. Però ammettiamolo che le macchine hanno fatto passi da gigante, ecco, sulla prevenzione. Allora, la prevenzione è importante, come diceva Gino. Le macchine sono assolutamente strutturate per la sicurezza. È vero anche che ci sono dei comportamenti che a volte richiederebbero tipo delle bacchettate, perché magari il lavoratore dice... Siccome questa cosa la faccio molto bene, da tanto tempo che la faccio, perché è da 10 anni che sono su questa macchina, cosa faccio? Mi faccio qualcos'altro nel frattempo, chiudo la fotocellula con uno spezzettino di scotch, che così sulla pressa, poi c'è il momento in cui ho abbassato l'attenzione e mi spiaccico la mano, può accadere. Ecco, allora mi spiaccico la mano,
Finisco il pronto soccorso e parte tutto un iter, però sì. Io la mano poi... La mano resta. Allora, la grande e la macro differenza, secondo me, tra una malattia, mi spacco la gamba perché vado a sciare, e la malattia, mi sono spaccata la gamba perché sono caduta dall'impalcatura, è che la malattia comune è un problema che poi riguarda il cittadino e se la deve sbrigare da solo con l'ASL, eccetera, con la struttura pubblica. Ma se invece esiste un nesso causale, cioè c'è l'occasione di lavoro, cioè il fatto che io ero lì ma non a caso ma stavo lavorando, si stabilizzano dei sistemi di tutela che mi garantiscono 10 anni nel caso degli infortuni di copertura. Copertura sanitaria, copertura di prestazioni anche economiche. Cioè, tradotto, traduciamo, ho l'infortunio, cioè, guarisco, ritorno al lavoro, non ho più la gamba che avevo prima perché zoppico, l'istituto riconosce di fatto una menomazione permanente della mia integrità, si chiama proprio integrità psicofisica, perché si tengono addirittura degli elementi tipo anche non necessariamente legati alla capacità di lavorare, cosa che invece una volta non era considerata. Una volta, se io mi sfregiavo il volto, a nessuno interessava che poi avevo il volto sfregiato. Adesso c'è il concetto del danno biologico che tiene conto anche delle relazioni personali della e tutto questo si traduce in un punteggio. Questo punteggio ha un riscontro economico, quindi nel momento in cui viene riconosciuto un danno che va dal 6 al 15% e il lavoratore acquisisce un indennizzo appunto in capitale di questo danno subito, l'INAIL dice: mi dispiace di quanto è accaduto, io ti rifondo questa menomazione, stacca l'assegno. E in base all'età, insomma, agiscono proprio come un'assicurazione, no? Come, così è semplice anche... Però non c'è la possibilità di dire, che faccio una domanda proprio da persona che sta dall'altra parte, invece di prendere l'assegno, che ne so, mi scalate gli anni per arrivare... No, questa è una leggenda metropolitana, no, neanche nel caso in cui ci sia l'erogazione di una rendita, quindi da 6 al 15 staccano l'assegno e mi dicono ciao, dal 16% erogano una prestazione mensile, una specie di pensione. Detto ciò, dicevo che si apre questo ombrello, significa che se sono zoppo ho 10 anni di tempo per dimostrare all'istituto che la mia zoppia è aumentata. Ecco che ci si rivolge in questo caso al patronato. Uno dice, vabbè, primo anno magari è, poi passano gli anni. Ricordate che avere un riconoscimento, questo può essere utile a chi ha già dei riconoscimenti per infortuni, molte persone non lo sanno, dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per la patologia di cui si soffre, insomma, per cui uno che ha le erne discali riconosciute non si paga più le risonanze magnetiche. Insomma, sono una serie di tutte cose che poi curate voi, voglio dire. Nel senso, abbiamo un apparato medico legale dove appunto curiamo questo aspetto. Torno dalla prevenzione, perché qual è il lavoro dalle nostre parti che in agricoltura o comunque nell'ambito dell'agroalimentare è maggiormente, diciamo, consuma di più? Ognuno per la sua parte. Ci sono nel nostro territorio delle aziende che fanno grande produzione, per esempio noi abbiamo un macello di polli che fanno dei numeri impressionanti, fanno 110.000 polli macellati al giorno, un pollo pesa 3,5 kg, in qualche punto della lavorazione vanno presi a mano, vanno appesi alle catenarie, eccetera. Ma là, per esempio, abbiamo una buona contrattazione e i lavoratori sono molto ben seguiti, fanno delle pause di recupero, fanno delle rotazioni sulle mansioni, per cui faccio un movimento per un tempo, faccio un altro movimento per un altro tempo. Dicevamo prima delle macchine: le macchine hanno alleviato la fatica ma aumentato i ritmi generalmente. Le macchine possono fare anche molto male, insomma, a me e a Valentina è capitato di vedere delle persone che si sono portati via pezzi di mani e altre cose, e quindi anche dove non te lo aspetti, perché magari uno pensa sempre che il lavoro faticoso sia quello in miniera piuttosto che asfaltare le strade, eccetera, ma ogni lavoro può avere il suo momento di pericolosità.
proprio perché appunto i ritmi eccetera, pensate solo, adesso ci sono dei robot che prendono biscotti o i crackers o i grissini o quello che volete voi e li impacchettano. Purtroppo nel Veneto, io ho memoria, seguo questa categoria da 3 anni, ma insomma ho memoria di 2 incidenti mortali, insomma, perché poi quando la macchina, che dovrebbe stare nella sua gabbia, si blocca, magari si interviene per sbloccarla, poi invece riparte di colpo ed è di ferro. E dove quindi praticamente ma è un settore, insomma, dove si rischia molto l'agricoltura? Beh, l'agricoltura si usano materie chimiche, i famosi fitofarmaci, e anche là vanno usati con attenzione, con i dovuti dosaggi. Con prevenzione, ecco, da parte dell'operatore? Per esempio, noi abbiamo costituito una cosa che si chiama ente bilaterale, ma in realtà tra sindacato dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro, insomma, ci siamo inventati un meccanismo, peraltro che hanno anche altre categorie, per cui una specie di consorzio che mette insieme due approcci diversi. E questo fa un'opera di divulgazione, di acculturamento di quanto riguarda tutta la sfera della prevenzione e della salute. Ti faccio una domanda, io sono un lavoratore che lavora in un'azienda agricola che ha dei filari di prosecco e mi trovo ad esempio a fare dei trattamenti in fitofarmaci con il trattore, magari senza la centina, sì. Per cui poi magari sono in collina e ogni volta rischio di, e magari, che ne so, non mi passano la tuta quando devo irrorare e fare i trattamenti. Cosa faccio? Vengo da voi immediatamente? Beh, se viene da noi poi daremo assistenza, nel senso che l'approccio è provare con l'azienda a fare un ragionamento. È assurdo che alcune ditte spendano decine di migliaia di euro per il trattore dell'ultimo grido, potente, potentissimo, magari gli ultimi sono omologati, hanno anche la centina, e poi magari non si spendono i 20 euro per la protezione dell'albero cardanico, che poi ti trascina dentro, ti prende per i vestiti e ti frulla. Adesso la buttiamo così per sdrammatizzare, perché è l'ora di pranzo ed è da evitare. Però il pensiero, il pensiero deve sempre andarci. E dicevo prima, noi abbiamo costituito con gli Spisa, che è il dipartimento delle USL che si occupa di prevenzione e di sicurezza sul lavoro, un ottimo coordinamento. Insieme a loro abbiamo fatto e stampato degli opuscoli che distribuiamo alle fiere di Santa Lucia piuttosto che da qualche altra parte, che sono stati adottati anche dagli istituti scolastici che si occupano di agricoltura. Perché in realtà, siccome poi adesso c'è l'uso dello stage, quindi certo, è anche bene che gli studenti che vanno a fare lo stage in azienda abbiano la cultura e la conoscenza che il lavoro nobilita l'uomo, ma se non ci stai attento ti fa anche molto male. Poi volevo dire una cosa. Certo. Quando uno sta male perché gli viene una malattia o perché si è infortunato e per fortuna poi può riprendere il lavoro, c'è tutta una fase di reinserimento. Allora, nelle aziende in cui i lavoratori si sono organizzati in sindacato è anche più facile, certo, trovare la sistemazione, perché dicevamo prima la produttività. Molto spesso l'imprenditore considera una testa, uno stipendio, una tanta produzione, ma se ho una ridotta capacità lavorativa va considerato anche questo, altrimenti certo, poi i colleghi devono sopperire anche a quello che io non riesco a fare e si creano delle incompatibilità, diciamo così, che proprio, non vanno bene. È proprio di questo riconoscimento dell'handicap, volevo parlare con Silvia, riconoscimento dell'handicap, come si fa? Poi c'è una legge 68 che avete scritto. Il riconoscimento dell'handicap è la legge 68. Continuiamo ad avere i telefoni bloccati evidentemente, sì, per cui non so che farci, peccato, perché parleremo, so che ci sono tantissime domande. Anticipiamo le domande degli utenti. Anticipiamo, via. Sì, dicevamo, sì, appunto, il riconoscimento dell'handicap. Allora, io ho una ridotta capacità, l'imprenditore dice una testa, uno stipendio, una produttività,
non è più così, come si fa? Allora, dobbiamo inoltrare queste domande. Le domande da fare principalmente sono due, quella abbiamo detto di invalidità civile e quella dell'invalidità pensionabile. Se parliamo di invalidità civile, contestualmente all'invalidità civile, è bene richiedere anche il riconoscimento dell'handicap, che in caso sia riconosciuto come handicap grave, e lì ci sono dei parametri medici da verificare, mi può dar diritto a una riduzione dell'orario di lavoro oppure a poter usufruire di 3 giorni di permesso mensili. Questo se ho un riconoscimento di handicap con handicap grave. Quindi anche questo mi aiuta eventualmente a continuare la mia attività lavorativa in modo ridotto se appunto la mia condizione di salute mi crea dei problemi. La legge 68 è quella che prevede per il collocamento mirato. Cioè l'ASL, la commissione dell'ASL deve giudicare la mia capacità lavorativa. Questo serve poi eventualmente nel momento in cui io non ho un lavoro, quindi posso andare al centro per l'impiego, l'ufficio collocamento, a fare un'iscrizione con il verbale della legge 68 che specifica che cosa posso fare. Se posso mantenere la stazione retta in piedi per più di 8 ore, se non posso star seduto, se posso o non posso alzare carichi, fare lavoro notturno, queste cose qua. Quindi quella partita là è quella seguita con la domanda di invalidità civile. È un'unica domanda e si chiedono tutte e tre le prestazioni. La domanda che invece vi faccio è, vi è mai capitato il caso di un lavoratore che ovviamente durante diciamo, la sua attività ha subito un forte handicap e che per questo comunque non poteva più rientrare all'interno della catena produttiva dove era prima? E che cosa gli è successo in questo caso? Come funziona? Cioè il datore di lavoro lo deve tenere, lo licenzia, se lo licenzia, come funziona? Questo poi diventa un problema. Allora in questo caso c'è un decreto legislativo che è l'81 del 2008 che ha preso il posto della 626, forse è conosciuta come la legge sulla sicurezza, che va a introdurre anche la gestione delle situazioni di inidoneità lavorativa. Quindi c'è all'interno di qualsiasi posto di lavoro con un certo numero di dipendenti una figura che si chiama medico competente, non perché è più bravo, ma perché così è stato ed è il medico aziendale, e il medico aziendale dovrà anche su richiesta dell'azienda stessa, anche obbligatoriamente, può accadere dopo un'assenza superiore ai 60 giorni, sottoporre il lavoratore ad una visita appunto per stabilire il grado di idoneità del lavoratore a riprendere l'attività di lavoro. Il giudizio... Oh, c'è la telefonata. Finiamo. C'è una telefonata. Finisco o ascoltiamo? No, finiamo. Ecco, e quindi in quel caso l'azienda può, visto il parere, allora il medico si esprime, dopodiché evidentemente se c'è un giudizio di inidoneità permanente, significa non puoi più fare questa mansione, necessariamente si invia questo giudizio allo SPISAL, che è l'ente che sovrintende, come sapete, la sicurezza nei posti di lavoro, il quale dovrà decidere le sorti del lavoratore, quindi potrà decidere per un reintegro in una situazione, un mansionario diverso, oppure potrà confermare la teoria del medico competente, ai noi, non trovando collocazioni diverse, procedere alla riscissione del contratto di lavoro. Purtroppo. Dopo torneremo a questa situazione qua. Finalmente pronto, chi parla? Buongiorno. Non parlano più. Oggi va così. Ma allora torniamo un attimo perché mi interessa molto. Allora, mettiamo che appunto non ci sia. Cosa succede? Uno diventa un esodato, cosa diventa? Allora diventa una persona che ha un grosso problema di salute. Allora vi racconto questo caso che era successo a me a Gino. Si può raccontare semplicemente? Beh, insomma, sì, ci sono delle condizioni di lavoro per cui a livello ambientale la situazione, la fattispecie riguardava una fortissima non tolleranza di alcune sostanze presenti nell'ambiente di lavoro. E quindi c'è stato un problema di fatto, perché è vero che c'era stato riconoscimento della tecnopatia, quella parola strana di prima, no? Che provocava appunto le asme, gli attacchi, eccetera, la persona non poteva assolutamente continuare a stare in questa azienda. Lì il problema era importante perché evidentemente in qualsiasi posto dell'azienda c'era questa sostanza che era respirabile. Detto questo, se io ho una limitazione, mi è capitata anche una parrucchiera allergica all'ammoniaca, non posso pensare di trovare una soluzione diversa se non quella di andarmene. Cioè, però l'evidenza è il fatto di soffrire la malattia, cioè quello che io vorrei che passasse.
e che spesso mi dicono, ma se poi io faccio questo perdo il posto di lavoro. No, la risposta non è questo. Se io faccio questo, lo faccio perché decido di accendere qualcosa che forse mi resta, oltre al fatto di restare ammalato e molto probabilmente senza lavoro. Quindi è importante che i lavoratori la capiscano, però, questa cosa. Però in questo, allora andiamo subito alla telefonata, poi vengo alla domanda. Pronto, chi parla? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Oscar de Godega. Sì, buongiorno, dica. Mi senti? Sì, la sento. Vorrei fare una domanda. A me mi è stato riconosciuto handicap al 50%. Ah. Io volevo sapere se devo comunicare all'azienda, che cosa cambia per me, o posso ottenere qualcun beneficio, no? Ma posso fare la domanda? Prego. Ma lei ha un riconoscimento al 50% perché ha avuto un infortunio nel posto di lavoro? No, no, non ho avuto infortunio, no. No, no, è per un'invalidità civile? Sì, sì, okay. Però... Ok, allora l'invalidità civile è una prestazione di tipo assistenziale, significa che è molto legata alle sue condizioni di reddito. Quando la collega parlava delle percentuali, con un 50% siamo ampiamente al di sotto delle zone dove io posso avere un indennizzo economico. Quindi con il 50% può, sempre che ne abbia fatto richiesta, avere il collocamento mirato di cui parlava Silvia prima, sì, in base alla legge 68. Adesso è anche previsto un passaggio interno all'azienda senza che ci sia il licenziamento, mi pare. Quindi di fatto può sfruttare questo canale se non è in grado di fare il lavoro che faceva prima. Però questo non le dà né aumenti di contributi né indennizzi economici. Ecco. Bene, mi inserisco. Io devo comunicare all'azienda di questo? Allora, dipende che finalità ha, cioè secondo me dovrebbe chiamare il suo sindacalista, fare un confronto con lui, capire che tipo di realtà lavorativa ha di fronte e le possibilità magari di scegliere una collocazione più adeguata alle sue esigenze. O viene da noi. O venire alla CGL di Treviso e verificare insieme, proprio con carte in mano, cosa fare, cosa non fare. C'è un inserimento? Sì, nel senso che molti lavoratori dicono: cosa devo dire al medico di sorveglianza sanitaria? Intanto partiamo dal presupposto che è un medico e che quindi è là per tutelare la mia salute. Quando cambiando legislazioni che c'erano, raffinandola e avendo più sensibilità al tema, se devo scegliere se morire o lavorare, è un bel dilemma. E in qualche caso capita che se nascondo al medico delle patologie, delle allergie, delle cose del genere, rischio veramente la salute. Poi è chiaro che uno pensa anche alle bollette, al mutuo, eccetera. Però posso dire, prego, con questo tipo di situazione, con il sindacato, con le tutele, certo, con la civiltà che ci siamo costruiti, credo che insomma una soluzione si trova, no? Allora, cioè morire di lavoro proprio non credo sia il caso. Sarebbe la peggior cosa che potremmo fare, visto che lavorare ci serve per vivere e non per morire, questo dovrebbe essere l'assunto. E quindi da una parte, se c'è un'azienda organizzata con relazioni sindacali eccetera, si cerca in qualche modo di trovare una soluzione alternativa, un'altra mansione eccetera. Ci sono quelli che chiamiamo ammortizzatori sociali: se uno perde il lavoro non per sua colpa, ha un sostegno al reddito che è contingentato nel tempo, però per il momento non ho l'assillo. E noi nel tempo abbiamo sempre insistito, e c'è una legge della Repubblica che dice che comunque le aziende devono avere una quota di personale svantaggiato, il famoso inserimento mirato, per cui le aziende che superano una certa soglia devono avere una certa quantità, una percentuale di personale con... Qualche volta capita che l'azienda ogni 6 mesi deve relazionare gli organi del Ministero del Lavoro e dire quanti ne ha, e magari non ha la quota giusta e quindi deve assumere obbligatoriamente un invalido, chiamiamolo così, insomma una persona che ha delle limitazioni, e quindi magari invece ce l'ha in casa e non sa di averlo perché la persona un po' si vergogna, un po' crede poi di essere messa in difficoltà eccetera, e non si esprime, non lo rivela, e con il doppio danno di avere due persone, magari l'imprenditore appunto che pensa sempre una testa, uno stipendio, una produttività, che per obbligo ne ha uno in più quando poteva in realtà statisticare la persona che ha, di cui magari ha fiducia, che magari è bravo nel suo lavoro e che però insomma deve avere
un minimo di attenzioni, per cui mi metto in un'altra postazione, oppure se devo alzare una cassa di 20 kg, insomma la facciamo in due piuttosto che da solo, ma in qualche, quasi sempre si risolve. Adesso Valentina prima citava un caso ahimè molto sfortunato, per cui non c'era, però fatto tutto l'iter, anche lo SPISA l'ha confermato, purtroppo non... Però insomma, la soluzione si cerca. Vi devo fermare perché purtroppo abbiamo avuto un'unica telefonata, abbiamo visto che il telefono era bloccato, vuol dire che ce n'erano talmente tante. Speriamo di aver risolto un po' di dubbi. In ogni caso, se avete dei dubbi, sapete dov'è la CGIL via Treviso, fate un passaggio, chiedete del patronato dell'Inca, chiedete di Silvia, di Valentina e loro vi daranno tutte le spiegazioni. Se invece lavorate nell'agricoltura, chiedete di Gino del Pra, che vi, o della Fly, che va bene lo stesso. In ogni caso, insomma, risposte ce ne sono per tutti, perché ricordiamoci, siamo in un paese civile e una soluzione si trova sempre. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi per l'attenzione e appuntamento come sempre giovedì prossimo con la CGIL e con le vostre domande.